sono riuscito a far condannare lo Stato italiano sapendo che avevo ragione, perché se no sarei stato un pazzo. Facciamo con i mezzi a nostra disposizione. Questa è la sentenza, dice: "Par ces motifs, per questi motivi si deve applicare la legge francese e non il foro di Roma come chiedevano loro per fare i comodacci loro. Cioè, questi qui mi hanno licenziato per futili motivi." E questo è il più bello. Condanna lo Stato italiano, représenté par son ambassadeur en France, a versare le somme seguenti. Che insomma non vi dico perché poi se no sono capace pure di mandarmi il fisco. Arriva sui 45.000 euro. Siamo nel bellissimo e storico Hotel de Galiffe. Noi abbiamo lavorato qui per almeno una decina d'anni, cioè la scuola privata più grande d'italiano, più grande di Francia. Però fin dall'inizio hanno fatto dei grossi pasticci con i contratti di lavoro. Come hanno potuto dimostrare i tribunali francesi, loro hanno creato un'associazione che era in realtà un paravento per mascherare un contratto che doveva essere chiaramente a tempo indeterminato. Insomma, c'è una serie di contratti completamente irregolari e allora hanno deciso di liquidarci. E noi siamo rimasti così per strada, senza neanche una lettera. Ci siamo rivolti alla magistratura francese, loro hanno opposto l'immunità di giurisdizione dicendo che l'istituto culturale è un'emanazione dell'ambasciata e che quindi non può essere inquisito, non può essere... Come è finita questa causa? Beh, è finita che lo Stato italiano è stato condannato, nonostante le sollecitazioni del Ministero francese, le autorità italiane fanno orecchio da mercante. Ora è un succo d'arancia. Questa è la lettera del Ministero degli Affari Esteri francese che dichiara al mio legale di aver chiesto allo Stato italiano rappresentato dall'ambasciata di applicare la sentenza che è stata emessa a loro danno. Lo Stato italiano non ha mai risposto a questa lettera, mai. Sergio Tirone, buongiorno, molto lieto. Io stavo per 10 anni docente all'Istituto Italiano di Francia. Sì. Dopo che l'hanno licenziato e lui ha fatto causa allo Stato italiano, ha vinto questa causa. C'è una sentenza di un giudice che dice che deve essere reintegrato dopo 10 anni di precariato. Ma lei deve prendersela con il Ministero, non con me, perché io sono l'istituto. Deve essere reintegrato presso l'istituto che dirige lei oggi. Mi vuoi fare dire delle cose che io non conosco, perché non c'ero, non sono stata interpellata, non è mia responsabilità. La sentenza di... Non posso parlare adesso, io non posso parlare con te perché adesso devo andare a fare l'intervista. No, non mi sento di prendere l'impegno di niente perché la deluderei. Io mi sento di prendere l'impegno che come direttore dell'Istituto Italiano di Cultura devo obbedire alla legge. La legge, ma la legge quello che mi scrive, ma me lo devono dire però. Quando ci è arrivato il nuovo ambasciatore, ha ripreso la pratica, ha comunicato formalmente al Ministero quant'è la somma da pagare e ha chiesto il trasferimento dei fondi. Al momento ancora non l'abbiamo ricevuti. Senta, ma perché allora le persone non sono state informate? I due professori non ne sanno nulla, perché verranno pagati forse? Ma non so, ma appunto io non lo so se verranno pagati. E chi è una decisione che prenderà il Ministero. E quando la prenderà, secondo voi? Ma non lo so, appunto lo chieda.
quando tornerà a Roma lo chiederà alla direzione generale del sistema paese. Non vogliono pagare perché sennò avrebbero pagato. La cosa più grave di questa storia è che ha pesato moltissimo sulla nostra attività professionale. Ci hanno tarpato le ali, sono caduto in basso socialmente. Qui c'erano 850 allievi che producevano un fatturato di 200.000 euro all'anno. Di beneficio, ma in lordo erano 1.200.000, cioè una bella cifra, con le quali loro pagavano le manifestazioni, i pranzi, eccetera, eccetera. Adesso, dopo la destrutturazione, non guadagnano più niente. Hanno 200 iscritti. È il risultato della politica culturale di questo istituto.